Salve a tutti, oggi siamo qui io e Michele, perché Michele appunto ci doveva parlare di un suo grande amore, di un nuovo grande amore. Una grande donna. Dove l'hai incontrata? L'ho incontrata al Museo di Storia Naturale di Londra, si trova nella sezione dedicata ai rettili marini, sai, i ittiosauri, i plesiosauri. È un essere umano di cui stiamo parlando. Sì, certo, è un essere umano. Ahimè, per mia sfortuna è morta da circa 2 secoli. Ecco, un grande amore che purtroppo per queste piccolezze non può nascere. Allora, stiamo parlando di Mary Anning, un nome che sicuramente non credo che qualcuno conosca, anche tu se non sbaglio ignoravi fino a 2 secondi fa chi fosse. È una paleontologa inglese dell'Ottocento che ha scoperto i rettili marini, che sono impropriamente chiamati dinosauri. Sono della stessa famiglia, ma non sono dinosauri. Perché uno pensa, dinosauri. Dietro i dinosauri, in questo caso dietro i rettili marini, c'è sempre la storia di qualcuno che ha scoperto i suoi resti fossili. E proprio grazie a questa mia passione insana per la paleontologia, nonostante io sia storico, sono entrato in contatto con questa grande figura di donna di cui voglio assolutamente raccontare la vita. Vabbè. Quindi direi che bando agli indugi e salute! Magari la storia di Mary Anning, però qualcosa sulla nascita e sulla diffusione della paleontologia l'ho studiato anche io. Quindi so ad esempio che tra il 1700 e il 1800 in Inghilterra, in località come Lyme Regis, c'era questo enorme commercio e traffico di fossili, di conchiglie. E poi la cosa interessante è che non erano scienziati a farlo, ma quasi delle sorte di rigattieri, cioè gente che trovava questi fossili sulle scogliere. Cioè non erano scienziati, erano ritrovati casuali. Diciamo che fin qui ci arrivo anche io, l'ho studiato. Ma hai fatto bene a dirlo, perché è esattamente così che inizia la storia della nostra Mary Anning. Infatti lei è nata nel 1790 proprio a Lyme Regis. E il padre era un ebanista, quindi faceva mobili, comò e cose varie, anche se le maggiori sue entrate non erano dai mobili che produceva, bensì dalle conchiglie che raccoglieva, che sono le famose ammoniti. Non so se ne avete mai sentito parlare, sono questi fossili di antichissime conchiglie, e lui li vendeva guadagnandoci anche parecchie collezionisti locali anche di tutta l'Inghilterra, e insegnò alla figlia come riconoscerli, come pulirli, come dove trovarli, insomma gli insegnò più o meno le basi del mestiere. Renditi conto, un ebanista che insegna come trovare i fossili. Una tradizione familiare. Esattamente. Bisogna dire che Mary Anning ha avuto un'infanzia abbastanza difficile. Di quasi 11 fratelli, soltanto 2 sono sopravvissuti. Lei è Joseph, che era il fratello un po' più piccolo. E anche lei è sopravvissuta per pura fortuna. Infatti aveva soltanto 2 anni quando rischiò di essere centrata in pieno da un fulmine, pensa. Quindi uno dice, la madonna, che comincia proprio malissimo la sua storia. Però proseguirà per certi versi meglio, per altri peggio. E poi peggio di così? Sì, può andare peggio, fidati. Nell'Ottocento soprattutto, sai, le donne. Vabbè, ma lo diremo dopo, non preoccupatevi. Insomma, Mary Anning comincia a fare le sue ricerche guidata dal padre, che poi muore nel 1811, lasciandogli praticamente solo debiti. Capisci qua? Debiti di quel senso. Per l'appunto anche noi siamo sulla buona strada. Insomma, gli lascia un sacco di debiti, e lei invece di dedicarsi all'ebanisteria comincia a raccogliere fossili e a vendere ai collezionisti, ricavandoci qualche sommetta. La vera svolta avverrà per l'appunto quando il suo fratello più piccolo, Joseph, sempre nel 1811, quindi quasi un passaggio di consegne tra il padre e lei, trova il primo teschio fossile di ittiosauro, che avete presente, quel dinosauro marino che sembra quasi un delfine, cose varie. E fu lei in seguito che, continuando gli scavi, ritrovò il primissimo scheletro intero, oggi al Museo di Storia Naturale di Londra, in cui si poteva per la prima volta vedere come fosse fatto questo ittiosauro. Quindi tutto lei che andava da sola su queste scogliere inglesi. Esatto, e bisogna dire che era estremamente pericoloso, perché uno diceva, si fa la passeggiata in campagna. No, bisognava andare d'inverno,
E quelle sono scogliere estremamente fragili, perché sono di materiale più o meno calcareo, quindi soggette a crolli. Infatti molto spesso la nostra Mary Henning ha rischiato la vita, e in uno di questi, diciamo, di queste campagne di scavo ante litteram perse anche il suo amatissimo cane Trey. Quindi come vedi la sfiga continua. Sì, davvero. Hai detto che ha riconosciuto un intero scheletro di, sì, sì, di uno di questi rettili. Ma come ha fatto a imbarcare le ossa? Cioè, perché le ossa sono ordinate a fare il segno dell'animale estinto? Eh beh, questo dovrebbe darti l'idea non solo della sua estrema e fervida immaginazione, perché ricostruire un animale estinto che non hai mai visto già di suo è abbastanza difficile. Però comunque bisogna dire che utilizzava un approccio scientifico molto rigoroso, anche se lei era completamente autodidatta. Non è un caso che infatti lei fece inizialmente delle prime scoperte, alcune delle quali molto interessanti. Per la serie lei scoprì che quelle che al tempo si chiamavano pietre Bezoar, e qua i fan di Harry Potter dovrebbero sapere di che cosa sto parlando, altro non erano che cacche di dinosauro fossilizzate. Quindi ha scoperto praticamente cacche di dinosauro, quelle che oggi sono chiamate i coproliti. Quindi capisci che la cosa curiosa, io prima ti ho detto, sai, l'Ottocento, essere una donna, come si è ripercorsa questa cosa nella sua vita, tutte queste sue prime scoperte vennero attribuite a scienziati uomini, che i maledetti che facevano usavano le sue ricerche, le citavano come proprie senza mai dire ah, ma io questa cosa l'ho presa da E poi non era nemmeno una scienziata, quindi esatto, non era una scienziata e non era neanche nobile, era la figlia di un ebanista, quindi ma chi se ne frega. Beh, però anche se non viene citata esplicitamente, comunque gli studiosi e gli accademici la leggono, quindi inizia comunque ad avere una certa reputazione, no? Sì, è vero, la sua reputazione e la sua fama comincia a diffondersi. Sfortunatamente non è così con il suo reddito. La famiglia continua a rimanere estremamente povera, tant'è vero che la madre è a un passo dal vendere gli ultimi mobili rimasti in casa, finché finalmente la fortuna non gira a favore della nostra Mary e arriva un tenente colonnello, il tenente colonnello Burke, che decide: però questi fossili, sai come, sono abbastanza interessanti, perché non li mettiamo all'asta invece di vendervi i mobili? Fanno così, lui trova i contatti con i vari collezionisti europei e cose varie e ricava ben 400 sterline, che per l'epoca non è male. Non è assolutamente male. Tra l'altro lei nel 1823, credo, non ricordo benissimo la data, ma dovrebbe essere quella, scoprì il primo scheletro completo di plesiosauro. Che sarebbe una specie di mostro di Loch Ness. Perché... Eh sì, se avete in mente l'immagine del mostro di Loch Ness, ecco, è quello, quello è un plesiosauro. Tra l'altro questa scoperta fece il giro anche nelle gazzette di tutta l'Inghilterra, quindi è possibile che questa scoperta sia la nascita effettiva della leggenda del mostro di Loch Ness. Chi lo sa, bisognerebbe fare uno studio, ma non si può dire. Beh, e quindi allora è proprio riconosciuta questa scoperta. Sì, sì, viene riconosciuta. Accettata dalla comunità scientifica e... Non proprio inizialmente, infatti c'è un tale che si chiama George, o George, a seconda di come lo vuole pronunciare la francese all'inglese, George Cuvier, che dice, ah, secondo me questo è un falso, perché ovviamente, capisci, non avendo mai visto quel genere di animali... E come fai a dimostrare allora? Però tra l'altro non è che era un tizio qualsiasi, lui era la massima autorità del tempo per quanto riguardava la paleontologia, quindi era una critica, diciamo, che veniva da una fonte autorevole. Però dopo che lei le mandò il disegno particolareggiato dello scheletro che aveva ritrovato, lui ammise di aver sbagliato. Allora le cose iniziano a funzionare, ha riconoscimento, ha anche avuto dei fondi. Sì, sì, infatti le cose cominciano ad andare bene per la nostra Mary, tant'è che apre un suo proprio negozio deposto in cui espone e vende i fossili che trova nelle sue campagne di scavo, ed è frequentato da personalità di non poco conto. C'erano addirittura personalità altolocate come il re Federico II di Sassonia, quindi vedi, addirittura re e principi. Ma non solo loro, c'erano anche le più importanti personalità scientifiche del tempo che frequentavano il suo negozio. Citiamo per conoscenza Charles Lyell, che per chi non lo conoscesse è l'amico e protettore di un giovanissimo Charles Darwin. Quindi capisci che magari lui, raccontando di queste scoperte della Henning a Darwin, può aver ispirato l'idea che ma forse l'evoluzione... Queste cose sono sempre tutte collegate, piccolissime storie che tra loro si intrecciano. Sì, sì. Comunque sì, le cose cominciano ad andare abbastanza bene, ed è vero che arrivano anche oltreoceano visitatori dal Museo di Storia Naturale di New York. Insomma, le cose cominciano ad andare abbastanza bene per la giovane Mary Henning.
che ricordiamolo è arrivata a 27 anni, quindi per l'epoca era già una zitella consumata perché non si è ancora sposata. Ah, ma questa immagine l'ho già vista, stava sul mio libro della scuola, possibile? Sì, sì, non è un caso, è un acquarello abbastanza famoso fatto da Della Bresch, che era un suo fan barra amico, che rappresenta il Dorset, la regione di cui lei era nativa per l'appunto, popolato di tutti i vari animali che lei aveva scoperto negli anni. Ebbe una larghissima diffusione, per quale ragione? Perché fu venduta per poterla aiutare a sistemarsi economicamente. Ah, ok. Le cose infatti stavano andando relativamente bene per la nostra Mary Henning nel 1829. Basta con i problemi economici. Sì, no? Sì, tra l'altro nel 1829 addirittura scoprì un nuovo rettile, un rettile volante in questo caso, che lei chiamò Pterodattilo. Oggi sappiamo essere il Dimorphon, ma quisquiglie. Il Dimorphon. Sono quisquiglie comunque. Lei scoprì uno dei primi rettili volanti, che confermava l'ipotesi che all'epoca cominciava a circolare, che c'era stata un'epoca remotissima in cui i rettili dominavano da signori e padroni cielo, terra e mare. Citavi basta problemi economici? Non proprio. Nel 1835 Mary Henning fa un investimento sbagliato che la riduce nuovamente sul lastrico. Però in questo caso i meriti scientifici che si è accumulata nel tempo le vengono riconosciuti dalla Società Britannica per l'Avanzamento delle Scienze, che decide incredibilmente di darle una pensione per meriti eccezionali, per le sue scoperte scientifiche. Quindi una pensione di quello che ha fatto. Esatto, un riconoscimento di non poco conto. Allora la comunità scientifica ha riconosciuto il suo ruolo e viene ammessa come una di loro, no? Non proprio. Nonostante la base di partenza. Non proprio. La comunità scientifica in effetti riconosce i suoi meriti, ma ufficialmente non la fa mai entrare nei suoi ranghi. Tant'è vero che le viene negato l'accesso alla Geological Society di Londra, e questo la lasciò fortemente amareggiata per tutto il resto della sua vita, che non fu tra l'altro sfortunatamente troppo lunga, perché il 9 marzo del 47 morì di cancro al seno. Quindi il mio amore è morto abbastanza giovane. Vabbè, siamo qui per ricordarlo. Siamo qui per ricordarlo, onore e gloria alla sua memoria. Almeno. E invece per quanto riguarda delle letture, degli approfondimenti che possiamo fare? Sì, anzitutto vi lascio un link qui sotto nelle informazioni per avere una panoramica più rapida e generale sulla sua vita. Poi tra l'altro c'è un libro molto bello di Emmeling che si chiama La cacciatrice di fossili, sfortunatamente è edito solo in inglese, quindi dovrete fare un po' di pratica con la lingua, che è stato edito nel 2009 a Londra, quindi comunque abbastanza facile da reperire tramite Amazon e vari siti di ricerca. Poi ci sarebbe anche un volume della Historical Society of Natural Science, di cui vi lascio sempre il link qui in fondo, solo che è a pagamento, quindi dovete essere estremamente motivati. Dovete essere innamorati come me per andare a pagarlo e andarselo a leggere. Va bene, e allora ci diamo appuntamento, direi. Alla prossima pinta? Alla prossima pinta. Va bene, allora alla prossima pinta, amici. Salute!